Comincia comincia una nuova settimana intensa sui mercati, i grafici dicono che ce n'è solo uno però impostato in questo momento al rialzo. Lo vediamo subito nella video analisi dedicata agli indici. Sigla! Buongiorno, 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 benvenute donne, dove siete? Donne, è arrivato alla routine, no, sto scherzando, auguri, auguri alle donne, lo facciamo anche se bisogna festeggiarle tutti i giorni, queste sante donne, buongiorno, 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 buongiorno a voi oggi speciale, diciamo così. Eh, vi aspetto anche voi donne, ci sono molte donne iscritte nella trading zone sopra, stai vedendo il ticker con il mio sito internet, renatodecarolis.it dove trovi tanti servizi ti faccio vedere andiamo a dare un'occhiata andiamo a dare un'occhiata mi sposto così puoi anche vedere ancora meglio guarda qua ci sono i grafici eh, le live tv dati macroeconomici quel data flash che vedete qui questo data flash è fantastico chi l'ha potuto sperimentare venerdì scorso con i non fan parole in tempo reale c'è la vocina in inglese che ti avvisa one minute the release stand by quindi non spaventatevi se lo attivate e ci sono anche con le headline le news più Importanti e tutto, insomma, però in inglese lo so. Mi dispiace, mi dispiace, però i dati si capisce quando sono positivi o negativi e te li evidenzia con il colore. Ma la trading zone è davvero tantissimo. Dovete venire, ci sono poi le chat room per confrontarsi con gli altri traders. I grafici come questo qui di Trading View c'è davvero tantissima roba, tanto tanto tanto. E presto ci sarà, annuncio, ci sarà un annuncio in cui andrò a dire il regalo economico a tre cifre. Posso solo dire questo, questo ora? Come ora? Vorrei, vorrei, ma non posso, non posso perché c'è da aspettare. Seguire tutta quella che è la pratica burocratica prima di poter dare però attenzione sbrigatevi sbrigati tu, tu 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 sbrigati a registrarti perché per molti ma non per tutti un bel regalo economico agli iscritti alla trading zone allora si comincia questa settimana con tanti eventi ma ancora eh, questo è tra quelli più importanti attesi c'è anche il meeting della bce giovedì e ci sarà farò una diretta su youtube trovi l'invito nel mio sito internet nella sezione eventi speciale bce con tanti 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 ospiti per seguire la conferenza stampa della signora la guarda, eccolo qua. Durante il weekend ce l'ha fatta a passare al Senato. Qui siamo su Bloomberg. Adesso si va al voto finale. Sul The Wall Street Journal, si mette in evidenza il fatto che sia stata una votazione tesa con, ad alta tensione. E, eh, attenzione perché alla Camera, dove in teoria ha una maggioranza maggiore, più ampia, i democratici però, nella prima votazione ci sono state delle defezioni. Qui proprio dice che no, la signora Pelosi, a cui facciamo gli auguri, anche a lei, leader dei democratici, non possono permettersi altre defezioni e qui poi stavo leggendo l'articolo sul Financial Times in cui si parla che il rendimento del decennale i titoli di Stato, i bond americani hanno raggiunto oramai quello che è il rendimento dei dividendi del SP 500, dello Standard Poor 500 e quindi uno dice ma perché devo rischiare sul mercato azionario, investire sul mercato azionario a fronte di dividendi che possono essere interessanti ma il titolo Può ovviamente venire giù la quotazione, mentre per i titoli di Stato il rischio c'è cioè il default dell'America. Dell e, e, e questo rialzo dell'obbligazionario sta avendo un impatto, un impatto importante sui titoli tecnologici, anche oggi in sofferenza, eh, perché o sono titoli altamente indebitati, quindi il rialzo dei tassi incide eh, sui loro conti, o perché hanno tanto cash. C Hanno tanti contanti che eh, con il rialzo dei tassi eh, che presumono eh, che possa esserci un rialzo dell'inflazione, questa settimana ci saranno anche i dati, mercoledì se non ricordo male, riguardo proprio all'inflazione americana, tenere i contanti non è che sia tanto vantaggioso. Ma andiamo a dare un'occhiata ai grafici. Come dicevo, solo uno in questo momento è impostato al rialzo ed è questo qui piazza affari, noi, noi italiani, noi italiani, poi ovviamente questa è la mia analisi, non pretendo di essere il migliore, non è infallibile, questo è il mio punto di vista, tu magari poi se non sei d'accordo, se la pensi diversamente, quello che vieni, ti invito, non è una minaccia, ti invito a partecipare gratuitamente nella trading zone, c'è la sezione indici, ma c'è anche titoli azionari, materie prime, forex, obbligazionario, ce ne sono tantissime, vieni e di anche la tua, proprio questa, è il bello della trading zone È eh, nonostante le vendite del, sul finire della settimana scorsa ha comunque tenuto ha tenuto a retto il supporto 22.819 oggi si rivede il verde ma l'impostazione è rimasta al rialzo con primo target la resistenza verso i 23.600 che se ci arriva lì non mettere già il sell limit già sta riposizionando l'ordine di vendita. Eh, Se arriva lì con il semaforo verde potrebbe andare anche oltre. Quando ci arriva, poi ci preoccupiamo di nuovi target a rialzo. Il DAX in questo momento ha più 175 punti rispetto alla chiusura di venerdì. Bussa, 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 ha la resistenza sui massimi storici toccati e aggiornati lo scorso 3 marzo di quest'anno e non tanto indietro nel tempo, quindi c'è un trend decisamente rialzista che però deve fare i conti con questa ultima resistenza. Stesso discorso praticamente per l'Eurostox, si le ripreso con il livello 3730, la Francia pure il livello 5833 la Spagna 8.413 mentre per l'indice inglese è ha preso questo andamento laterale non va né a nord né a sud a est praticamente soffia il vento ad est e l'America è l'America alta volatilità metto anche il grafico a un minuto sotto per far vedere all'inizio vendite eh, vedete la giornata è cominciata da qui questo era il prezzo della seduta precedente e poi è stato un rialzo la cavalleria tutti oh, boh, 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 compravano e sul, chiude, sul finire della settimana da John Sarafini ha archiviato la seduta con quasi 600 punti. Con un grafico sopra, chi nasce ancora rosso lo standard poor, pure acquisti. Guardate. Chiusura quasi più 2, ma ancora rosso ai Chinasci. Nasdaq 100 più 1 ,64 Aveva fatto anche un nuovo minimo che ha portato a 12 punti percentuali. La correzione dal massimo storico del 16 febbraio, ma è ancora rosso ai Chinasci. Ecco il bello delle candele, ai Chinasci. Non basta una rondine per fare primavera, praticamente. e I future questa mattina sono sopra i minimi che erano partite a rialzo. Faccio vedere vedete, partite a rialzo, vendite adesso stanno recuperando il Dow Jones in questo momento indica una partenza negativa intorno allo 0,20%, lo Standard Poor's meno 0,60%, e il Nasdaq, che era arrivato anche a meno 2% il future, adesso fa meno 1,39%. Insomma, dai, 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 dai c'è volatilità sui mercati, c'è vita sui mercati. Vieni, vieni nella trading zone, così vedi i grafici. Interagisci con gli altri traders. Immagina di essere in una sala operativa con la tua postazione di trading, con tanti servizi gratuiti. Ci tengo a ribadire il discorso gratuiti a tua. Disposizione. Ci vediamo nella trading zone. Buona giornata! Bye.